Amici di Milano 1, come vedete siamo collegati con il nostro dottore preferito. Il dottore preferito è dottor Mozzi. Ciao Piero, come stai? Ciao, ciao Paolo, stiamo sempre per elementi incavolati neri. No, non arrabbiarti perché non fa bene alla salute, dai. Arrabbiarsi non fa bene. Senti, mi chiedevo... Come si fa a non arrabbiarsi? Guarda, proprio anche adesso sentivo la radio, davano un giornale radio, adesso ci sono le partite, ci sono gli anticipi, e tra una partita e l'altra c'era un giornale radio. Dicevano, ci sono gli europei di pallanuoto che si giocano, credo, tra Slovenia e Croazia. Italia, Israele 18-5. E io mi chiedo, ma che cavolo c'entra Israele con il campionato europeo di pallanuoto o degli altri campionati? Cosa c'entra? Se proprio vogliono allora far centrare Israele, che dicono ad Israele, allora deve partecipare anche ai campionati europei, anche la nazionale della Palestina. E per partecipare ai campionati europei, la Palestina deve avere il suo stato. Devono fargli entrare nella zucca dei signori che comandano lo Stato ebraico di Israele. Quindi già quello, vedi bene come io mi incavolo per queste cose. Ti ricordi, no, che ti avevo segnalato che Israele aveva messo l'uccisione non con un missile boomerang dei palestinesi, ma con un loro missile, avevano ucciso 5 bambini e che io ho detto, vedrai Paolo, niente. Come niente fosse, nessuno ha detto una virgola, nessuno. Pensa che schifezze. Questi stati mafiosi occidentali, farabutti e delinquenti e peggio che peggio. Robe da chiodi. Certo. E quindi andiamo avanti, no? Bisogna andare avanti per forza. Sì, 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 bisogna andare avanti, ma veramente. Questa qua, siamo in mano alla mafia, ma non alla 'ndrangheta, a Cosa Nostra, Camorra, no, no, siamo in mano ai delinquenti assoluti, alle mafie assolute. Certo. Adesso poi arriva settembre, riparte la scuola, speriamo il lavoro, perché il lavoro si fa un po' fatica, speriamo che le aziende vengano anche un po' aiutate a sopravvivere, perché qua ormai i costi aumentano da tutte le parti e poi c'è anche chi ha imposto le sanzioni. Però oggi chi ha imposto le sanzioni sta subendo un prezzo più grosso di quello che le sanzioni le ha subite. Ma sono veramente, sono più cretini del presidente ucraino, ecco, che tiene in ostaggio tutto l'Occidente. E quindi cosa vuoi mai farci? Sì, solamente dei cretini possono arrivare a queste situazioni qua, perché se venisse dato in mano ai bambini, a dei bambini, i bambini avrebbero già capito tutto come fare per risolvere le cose, ma invece proprio in mano a dei cretini mafiosi, paramafiosi e super mafiosi, figurati te, non esiste. Certo, tra l'altro non so se tu hai avuto modo domenica di leggere il Corriere della Sera, sai, io leggo un po' tutti i quotidiani per farmi una mia idea, non è che ne seguo uno e basta, ma domenica 28 sulle pagine del Corriere c'era il battaglione Monaco, l'hanno chiamato, 84 oligarchi dell'Ucraina non sono in Ucraina a combattere il loro paese, ma sono andati a Monte Carlo, Cap Ferrà, con gli yacht, e quindi sono là, belli tranquilli. Però alcuni sono a Monaco, quindi voglio dire, non sono andati a fare la guerra per il loro paese, voglio dire. Quindi, e ho guardato che praticamente lo statuto, diciamo la politica ucraina, dice che fino a 60 anni tu dovresti essere nel paese per servire la patria. Quindi queste persone qua hanno meno di 60 anni e sono a Monte Carlo, sono in Francia, sono sugli yacht, capito? Certo. Quindi. Ma questi oligarchi non sono oligarchi ucretini, questi sono oligarchi furbi, ecco. Non sono gli ucretini, sono gli altri, quelli che ci tengono il presidente cretino. Ecco, quindi la storia è lì. Sì. Senti, invece un'altra cosa era, volevo il tuo punto di vista, non è che hai sentito anche tu ormai lo studio del Mario Negri pubblicato sul Lancet, antinfiammatori
avrebbero ridotto il 90% delle ospedalizzazioni nella questione Covid. Sì. Quindi c'era il modo, cioè adesso piano piano sta venendo fuori a galla tante cose e questo arriva un po' su tutti i giornali, non è che ce n'è uno solo che ne parla adesso. Sì. Ecco. Quindi Paolo, prima o poi, come sempre dico, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, prima o poi si scoperchia veramente, completamente, viene fuori tutto, comincia a bollire e nell'ebollizione viene fuori di tutto e di più. Quindi figurati te, ma veramente è una cosa che qualcuno sarebbe da prendere e passare per le armi, ecco, perché hanno combinato delle cose veramente inaudite, cose ed è incredibile che qualcuno che è tra i responsabili di quanto è successo dice a certe forze politiche se ci foste stati voi ci sarebbero stati il doppio di cadaveri, quando invece probabilmente magari ci sarebbero stati metà della metà della metà se ci fosse stato qualcuno veramente non di questa risma di persone a tutti i livelli, sia politici che non politici, che tecnici, che scienziati e via dicendo. Certo. Senti, ma ma Paolo, appunto, tu che sei riuscito a far dire a tante persone come hanno risolto i problemi, quindi sì. tu che hai trasmesso tutte le bellissime testimonianze di persone che hanno dimostrato come a costo zero e in tempi rapidi, per non dire rapidissimi, ecco, si è potuto risolvere quel problema lì. E poi l'invito è sempre valido, se c'è qualcuno che avesse voglia di fare quattro chiacchiere e dare la propria testimonianza, contattatemi, ci siamo, siamo sempre disponibili, non è che abbiamo chiuso il battente su quel versante lì, quindi se avete voglia mi contattate e facciamo l'intervista più che volentieri. Sì. Ok, senti, ma l'estate invece, cioè, perché di solito l'estate certe malattie spariscono, no? Quindi sì. Questo numero magari, cioè, perché comunque i contagi ci sono ancora, quindi anche questo vaccino non era la panacea di tutti i mali, togliamo, quindi se la gente continua ad ammalarsi un pochettino, cioè che i casi ci sono, non è che no. Paolo, cosa vuoi mai fare? Vedi, ormai siamo arrivati che stanno proponendo la quarta razione. Sì. E fanno fare la pubblicità, siccome secondo me nessun medico ci mette la faccia, nessuno ce la vuole mettere, la faccia ce la fanno mettere a quel tizio, quel tale Parisi, che ha vinto il premio Nobel. Fisico, ecco, ce la fanno mettere a lui, facendo leva sul fatto che magari un premio Nobel viene seguito. Per molestare, sì, sì. Un premio Nobel di fisica vale, in campo medico vale tanto come un premio Nobel, non lo so, in chimica o in qualche altra cosa, o magari anche in letteratura. Certo. Non, poi diciamo che forse magari adesso siamo in vena di elezioni, magari qualcuno è meglio che non si faccia vedere perché poi perdono dei voti o sì, prendono dei sì. voti a seconda di quello che dicono, no? Infatti c'era stato Crisanti, no? Che al momento della sua candidatura c'è stato proprio una sovraesposizione e adesso praticamente è stato lasciato in disparte, proprio perché forse avranno capito, avranno fatto fare un po' di sondaggi, ecco, e la gente magari è incavolata nera, per cui non ne vuole tanto sapere di persone che sono state con le mani in pasta nella faccenda e che adesso si presentano, vogliono speculare, approfittare per fare anche carriera politica. Certo, Vabbè, certo. Senti, io ho un po' di domande da casa. Vuoi che certo. facciamo un po'? O hai qualcosa ancora da dire sull'attualità? Da dire sull'attualità, cosa vuoi mai?
non so, ce ne sarebbe da dire di ogni tipo, di ogni cosa, ma meglio che lasciamo stare, te l'ho detto, l'attualità ultima, ultimissima, poi mi fanno incavolare queste storie, quelle che sentivo di questa dell'ennesima manifestazione sportiva dove vengono inclusi. Va bene che adesso bisogna essere inclusivi, no? Parola magica, includere. Inclusivi, certo. Quindi dell'inclusione di Israele nell'Europa, quando sarebbe da dirgli tu, Israele, va bene, vieni a gareggiare con le squadre europee. Ma tu adesso la smetti di occupare i territori di un altro popolo. Tu la smetti di ammazzare, bombardare dei bambini, delle donne, uomini, anziani, distruggere. Basta. Tu adesso, per te la parola fondamentale è basta. Stai lì, stai rintanato lì, garantiamo che da lì nessuno ti viene a stanare. Però tu la smetti di occupare, ecco, di occupare territori altrui impunemente, perché quello che stanno facendo i russi è nulla rispetto a quello che da 70 anni praticamente stanno facendo, ecco, gli israeliani, sì, lo Stato ebraico di Israele. Certo. Una cosa vergognosa. Certo. Anche Guarda. perché quello poi è praticamente la storia che non permette che lì in quell'angolo del pianeta, che è proprio un punto focale degli equilibri, ecco, fa sì che lì non ci possa essere veramente una situazione tranquilla. Hai ben visto? Dove, anche perché poi dove mettono piede gli occidentali, soprattutto quelli occidentali che hanno una nazione di là dall'Atlantico, guarda che cosa sta succedendo adesso in Iraq. Sono arrivati là, hanno fatto fuori qualche centinaio di migliaia di abitanti, che nessuno sa bene neanche quanti, gli abitanti dell'Iraq, e hanno destabilizzato tutto quanto. C'era un farabutto, un delinquente, ma che garantiva bene o male un equilibrio, come pure c'era un farabutto, un delinquente che garantiva un equilibrio in un'altra parte del Mediterraneo, che era Gheddafi, Muammar Gheddafi, e l'hanno fatto fuori. Perché quando ci sono delle situazioni abbastanza stabili, in equilibrio, cosa fanno? Destabilizzano, perché destabilizzando loro ottengono i loro risultati. Quello poi, soprattutto quello più importante, di produrre armi, vendere armi, creare magari situazioni critiche anche per arrivare a mettere le mani sulle ricchezze di quei territori, in Sì, certo. particolar modo petrolio e via dicendo. Certo. Poi, onestamente, quello che vedo io con questa guerra qua, era secondo me l'ultima cosa dove arrivare. Cioè, la guerra è da togliere sempre, da non arrivare a questo punto della guerra, anche perché lo vediamo, no? In Italia, se muoiono le aziende, muore anche la realtà italiana, cioè la fine della fiera, no. Ma certamente, però cosa vuoi mai? Gli italiani sono, rispetto alle pecore, sono già, sì, alle pecore rispetto agli italiani, sono un qualcosa di veramente molto più avanzato, ecco, nel senso che le pecore forse se gli pesti i piedi magari si incavolano anche le pecore, qua invece gli italiani li puoi fare di cotte di crude, non c'è pericolo che Certo. succeda. Che succede qualcosa. E Va bene, poi, ecco, dai. una cosa che su cui volevo porre l'accento, di cui non ho parlato ieri, c'era questo, che il famoso presidente cretino, ecco, si permette anche di dire al Papa quello che è giusto che il Papa dica oppure no. Sai che il Papa ha detto due parole riguardo all'uccisione della figlia del filosofo Dugin. Dugin. Quindi, e lì il presidente cretino si è permesso di dire: no, Papa, non può dire queste cose qua.
E siamo arrivati a quello lì. Oramai bisogna fargli l'antidoping, perché se gli viene fatto l'antidoping, il controllo proprio come si fa alle persone che magari hanno degli incidenti stradali o anche agli atleti, magari si scopre che quello lì è dopato dal mattino alla sera. Proprio. Sì. Va bene, dai. Venerdì tanto vengo e andremo avanti a parlare un pochettino, dai. Va bene. Senti, ho un po' di domande da casa. Va Posso bene. leggertele così almeno diamo un po' Certo. di aiuti. Allora, qui c'è Raffaella, la signora Raffaella da Urbino, che è un gruppo B, ha età 46 anni, mamma di due bambine, altezza 1,64 m, peso 52, gruppo del sangue gruppo B. Sono un paio di mesi che la sera soffro di bruciore e crampi allo stomaco e ho sempre la sensazione di pienezza dopo aver mangiato, anche se quasi sempre mangio della verdura. Il medico mi dice che si tratta di gastrite, mi ha consigliato delle pastiglie che però io vorrei evitare. Grazie mille per i consigli. Va bene, bisogna sapere che cosa sono però quelle verdure, che cosa mangia. Zucchini, carote, fagiolini, biete, coste, patate, pomodori, peperoni, melanzane, che cosa mangia effettivamente? E poi se vede che il problema si manifesta soprattutto la sera e la sera dopo cena, provi a saltare la cena, mangerà di più a colazione, mangerà di più a pranzo, basta, stop. Alla sera si fa una bella tisana di salvia, di semi di finocchio, di melissa o via dicendo. Bene, prende, va a Certo. letto, che così ben difficilmente ci saranno problemi che coinvolgono, ecco, lo stomaco sotto forma di acidità o magari anche reflusso. Ok, qui c'è un'altra signora che invece scrive dalla Poi Toscana. magari potrebbe imparare a usare la salvia frequentemente. La salvia è un'ottima pianta medicinale, in particolare per le persone di gruppo B. Quindi può farsi anche delle tisane con le foglie di salvia. In ogni caso, quando cucina, metta la salvia dappertutto. Se la può fare essiccare, la può fare essiccare, appunto, e poi, quando è bella secca, la conserva nei recipienti di vetro. E dopo la può mettere dappertutto, nelle minestre, nei minestroni, nella carne, sul pesce, la sfrega, diventa bella, bella sbriciolata e poi la salvia. La può prendere anche sotto forma di estratto fitoterapico. Altre cose che le potrebbero servire potrebbe essere la bardana e anche la camomilla romana. Piero, adesso che mi hai detto l'acqua con la salvia, tempo fa ero a casa di una signora, un'amica, che alla sera fa acqua calda, salvia e limone. Insieme possono andare? Possono andare Certo. bene. Ok. Allora andiamo avanti. Una signora di 52 anni che ci scrive dalla Toscana, è un gruppo A. Seguo l'alimentazione del dottore da quasi 2 anni e devo essere onesto, mi ha salvata la vita. Il miglior medico in assoluto. Ho sgarrato un po' negli ultimi 3 mesi con il glutine, qualche latticino, abbinamenti e non solo. La mia patologia, mielopatia, due interventi chirurgici, due ernie al disco a 28 anni. E, prendo, vabbè, 40 gocce di Valium al dì. Soffro anche di tiroide, di Hashimoto e menopausa. Da una settimana mi alimento solo con le proteine e verdure consentite. Ho anche effettuato per 4 giorni enteroclisma. Oggi ho iniziato aloe, ho referti nell'ecografia del sangue. Il mio problema è Helicobacter pylori. Cosa posso fare? Quindi gruppo del sangue, gruppo A? Beh, A. insomma, prima di tutto di non sgarrare, anche perché se ha problemi di tiroidite di Hashimoto, che magari non dice se oltre che oltre alla tiroidite c'era anche un problema di ipotiroidismo, e ha detto che ha sgarrato abbastanza di frequente col glutine, sicuramente quella storia lì peggiora. Poi ha avuto in passato delle ernie discali, e Sì. le ernie al disco non vengono perché uno porta dei sacchi di cemento, di calce sulle spalle, soprattutto se si tratta di una donna e in particolare a quell'età lì, ma sicuramente era una
buona appassionata di latte e derivati del latte, perché per quanto ne sa Piero Mozzi, ecco, persona molto fallace e molto limitata dal punto di vista della scienza, però con una grande, grandissima esperienza, posso dire che per quanto ho potuto conoscere io la stragrande maggioranza delle persone che sono state colpite da ernie discali erano dei grossi appassionati mangiatori, consumatori di latte o yogurt o formaggi o dolci cremosi e via dicendo. E per quanto riguarda l'Helicobacter, certamente se mangia latticini, se mangia cereali col glutine, quello stomaco sarà perennemente infiammato. E quando c'è una situazione di infiammazione, l'Helicobacter se la ride, l'Helicobacter galoppa, trionfa, si sviluppa. Ma se uno si alimenta in modo corretto, l'Helicobacter può stare lì, ci si può anche convivere con l'Helicobacter. L'importante è far sì che non scatti una forma infiammatoria a livello di stomaco, di via dicendo. Anche lì, piante che potrebbe usare la persona di gruppo A con quel problema. Carciofo, a meno che non le abbiano tolto la cistifellea, ma non ne ha parlato. Bardana, cardo mariano, camomilla romana, anche lei fare tisane con le foglie di salvia. E poi mi è capitato di vedere anche di praticamente di vedere persone che erano risultate, ecco, con l'elicobacter presente a livello dello stomaco e poi l'elicobacter che se n'è andato per suo conto. Senti Piero, ogni tanto dici queste cose delle tisane, l'acqua calda, ma queste tisane acqua calda si possono usare anche alla mattina, magari per fare colazione o meglio la sera? Sì, beh, al mattino ci sono persone che possono farsi le tisane al mattino, anche i semi di finocchio al mattino si possono usare, ce ne sono, la melissa, santo cielo, ma al mattino magari uno preferisce delle, così, degli infusi stile tè verde, carcadè, il tè bancia e via dicendo. Ok, no, io ti porto queste domande perché Il poi nelle caffè, di cicoria, sì, certo. Ok, va bene. Allora andiamo avanti. Signora Maria è un gruppo B. Ho avuto il distacco vitreo dell'occhio sinistro. Sono alto 1,59 m, peso 47 kg. Volevo chiedere al dottore se può essere anche dovuto all'assunzione del Coumadin, che ho avuto un edema polmonare e quindi volevo sapere se poteva essere stata la causa questa. dove abita la signora? La signora non dice dove abita, dice che è un gruppo B, e peso, altezza e l'età, oltre non va. Ma per dare un giudizio su questa situazione avrei bisogno di sapere un po' di informazioni in più rispetto a quello che dice. Non posso, con questi pochi dati che mi mette a disposizione, non posso esprimere un giudizio, ecco, che sia veramente Certo. mirato a questa situazione. Sì, tutto è possibile, in effetti è possibile che dei farmaci possano creare delle situazioni poi abbastanza particolari. Però io vorrei sapere bene quali sono le abitudini alimentari della persona Certo. e sapere bene quando c'è stato quell'edema polmonare, ecco, in che stagione, in che periodo, in che anno, e causato da che cosa, da quali alimenti, perché non viene un edema polmonare così, sui due piedi come niente fosse, come se piovesse polvere di stelle, ecco, sui polmoni. Certo. Ok. Senti, qui invece abbiamo anche due domande da parte di due mamme. Allora, la prima dice: sono una mamma, vi scrivo dal Lago Maggiore, Verbania. Mio figlio, 12 anni, gruppo 0, ha delle ulcere sotto i piedi. Durante quest'estate gli sono venute, non si chiudono. Volevo chiedere al dottor Mozzi se c'è per caso un rimedio. Bambino ha 12 anni. Sì, intanto allora, pediluvi con acqua e sale.
Ottimo. Evitare il più possibile scarpe sintetiche dove non c'è traspirazione, e poi bisogna capire come mai un bambino di quell'età lì, ecco, gli vengono delle ulcere sotto i piedi. È qualcosa, insomma, farebbe piacere sapere quali sono le abitudini alimentari di questo bambino. Latte e derivati del latte, dolci, in particolare dolci cremosi, dolci tipo gelati, perché un bambino è difficile che presenti una situazione del genere. Gruppo Sì. zero, a meno che non ha passato l'estate a mangiare un sacco di patate, patatine, melanzane o tanta frutta, in particolare i meloni adesso, però è molto più facile. Latte, derivati del latte, i dolci cremosi, cacao, cioccolate, quelle creme a base di cacao e nocciole che magari contengono del lattosi. Allora, Piero, La io c'ho signora qual deve tablet. sapersi dire qualcosa. Piero, io ho qual tablet collegato e c'è la signora che scrive e dice latte gelati? No, però il melone sì. E abbiamo mangiato un po' di frutta, cioè il melone sì, però Sì. Da gelati e latte no. togliere proprio adesso, togliere tutti gli alimenti dannosi per il gruppo zero, quindi latte, yogurt, formaggio, dolci, dolci cremosi, il cioccolato, in particolare tutto il cioccolato, ma soprattutto quello al latte, carne e salumi di maiale, pizze, piadine, ecco. Fare dei bei pediluvi, acqua e sale. Il sale è un ottimo cicatrizzante e poi niente. Carne è giusta, non fritta, non impannata, pesce giusto, non fritto, non impannata, volontà e verdure. E poi da vedere. Ok. Senti, qui allora, altra mamma, Monica, 44 anni, gruppo A, siamo di Ancona, però siamo andati in vacanza a Vieste. Sia io che mio figlio di 14 anni, anche lui gruppo A, ci siamo scottati nonostante avessimo fatto uso di una crema protettiva. La sera una signora del posto ci ha fatto sbattere il bianco dell'uovo e lo abbiamo tenuto su tutta notte. Il giorno dopo il bruciore era svanito e chiedo: ma voi lo sapevate? È proprio vero che la natura può dare la risposta a tutto. Grazie, dottore, complimenti per tutto quello che fa. Ha visto magari un'altra volta, invece che andare a Vieste, una di Ancona, si andava lì a Sierola, Numana, magari non si scottava. Tu lo sapevi del bianco dell'uovo? Sì, certo, si sbatte bene l'uovo, soprattutto per quelle scottature che colpiscono le persone un po', insomma, un po' sprovvedute, che si piazzano al sole, stanno lì inchiodate al sole, ecco, per un paio d'ore. Invece di prendere il sole e muovendosi, ogni tanto bagnandosi con gradualità. Ma Certo. certo, ma c'è anche l'emulsione con acqua e olio. Ecco, tu prendi un po' d'olio, un po' d'acqua, la sbatti bene, fai quella. L'unica cosa da fare quando c'è un arrossamento causato da una scottatura, diciamo, causata dall'esposizione al sole, non c'è da mettersi su dell'acqua. Però se la signora. Ecco, questo qua lo può prendere in considerazione per il prossimo anno. Si munisce dell'ottimo olio di elicriso da mettersi sulla cute, sulla pelle, prima di esporsi al sole, e poi, dopo che è cessata l'esposizione al sole, mettersi l'olio di iperico. E l'elicriso prima del sole e l'iperico dopo permettono una buona, buonissima copertura e anche permettono una buona, buonissima, valida e anche una bronzatura duratura non poco. Ok. Senti Ma Piero, ce ne sono anche la patata grattugiata, è uno dei tanti rimedi naturali, rimedi della nonna o del nonno, ecco, da mettersi sulla cute che ha subito un'esposizione al sole eccessiva. pensavo le fettine di patata, non grattugiata. Ma perché la patata grattugiata riesci
a metterla bene a contatto della cute e poi la puoi fissare con il cerotto ipoallergico, una garza e ti rimane lì. Però quando ci sono queste cose, ecco, l'olio di perico è veramente fantastico per le scottature. A Certo. parte il fatto che le persone dovrebbero sempre avere in casa un flacone di olio di perico, perché l'olio di perico va bene anche per le bruciature, non solamente le scottature da sole, ma anche per le bruciature da fiamma, da ferro da stiro, da acqua bollente, da vapore bollente. Quindi sì, Va sempre, in bene. tutte le case, olio di perico. Ok. Senti, sei stato a Lerici, siamo stati a Lerici, io ho fatto le riprese tue. La gente è tutta contenta perché scrivono che grazie che fai queste conferenze in giro. Tra l'altro ti dico, oggi mi è arrivata la richiesta da parte di Bassano del Grappa, che mi dicono, ah, ma il dottor Mozzi può venire qua. Io non è che faccio il manager del dottor Mozzi, però se volete scrivermi, poi io passo al dottor Mozzi le cose. Non è un problema, Quindi... io vado dove le persone hanno voglia di avermi tra i piedi e basta che ci sia, ecco, rispetto e poi io certamente mi piace andare soprattutto nei posti dove non sono mai andato. Sono stato in tanti posti nel Veneto, però a Bassano non ancora. Quindi teniamo in considerazione. Bassano, noi ci daremo la mano, no? Com'è la Ok, storia? però l'unica cosa è che devono essere dei posti che tu vai al mattino e alla sera torni a casa, perché se no Ma non va sì, bene. da Bassano ce la si può fare bene, sì. E Ok, va bene. insomma, sì, abbiamo fatto anche in posti ben lì in zona, Padova, Treviso, sì, nelle zone. Beh, Vicenza è un po' prima, sì, ma non è un problema. Possono Va bene. mandare una mail, info@dottormozzi.it, dobbiamo metterci d'accordo sul giorno e il periodo, e Certo. poi si può Va fare, bene, va sì, bene. tra le cose che si può fare. Va bene, va bene. Allora, numero WhatsApp 342-397-2391, la mail l'ha già detto il dottore, ma io la ripeto, info@dottormozzi.it. Se dovete scrivere qualcosa di importante al dottore, usate la mail diretta che arriva a lui direttamente. Piero, il 18 c'è un'altra conferenza Cinisello Balsamo, una ghirlanda di libri e la manifestazione, Villa Casati Stampa, ore 14 ci sarà la tua conferenza, no? Sì, certo. Eravamo già stati l'altro anno in quel Sì. bellissimo posto, ecco, con quel bellissimo parco. Vediamo. E Milano 1 sarà in diretta streaming, quindi alla fine della fiera, non come Lerici che abbiamo fatto le riprese, ma non abbiamo fatto lo streaming, a Cinisello ci sarà la diretta streaming. Noi ci vediamo questo venerdì, Va vengo a bene, romperti allora le ci vediamo questo venerdì, così poi ci vedremo dopo, 2 settimane dopo a Cinisello. scatole. Eh sì, facciamo uno sì o uno no, riprendiamo le nostre belle abitudini. Sì. Grazie Va bene. Piero, io ti ringrazio per essere stato in compagnia. Paolo della tua disponibilità, della tua buona volontà, della tua perseveranza. Sì, va bene. Io penso che sia una cosa che dobbiamo alle persone, cioè una cosa tu, grazie che abbiamo te. Io ci metto del mio meglio per fare queste cose e penso che sia utile per tutti, e quindi mi sembra giusto farlo, sia una cosa giusta e utile per tutti. Grazie Va Piero, bene, grazie a grazie a tutti. tutti quanti della pazienza che continuano a sviluppare per sopportare le tirate di Piero Mossi e poi va bene. Va bene, grazie mille. Un Ci vediamo abbraccio venerdì. a tutti quanti.